Hola, io sono Alessia e benvenuti o bentornati sul mio canale. Finalmente un aggiornamento dopo tanto del nostro piccolo signorino qui, sopravvissuto, da tre solamente uno. Abbiamo deciso di chiamarlo per adesso Coco. Se dovesse essere poi una femmina, magari diventerà Coca, lo vedremo. Allora, come vedete, adesso noi l'abbiamo separato dai genitori. Lui esattamente oggi compie 2 mesi, quindi in realtà è pronto per essere separato perché mangia da solo, beve da solo, si nutre da solo. C'è solamente un piccolo problema che non siamo riusciti, cioè noi purtroppo non siamo riusciti a fare lo svezzamento. Ero convinta di avere il cibo per lui, per svezzarlo, ma in realtà poi mi sono accorta che era scaduto, quindi ovviamente non potevo dare lui del cibo scaduto. Quindi ho aspettato che cominciasse a mangiare le spighe di panico da sole, che sono quei semini un pochettino più morbidi. Vedrete anche attraverso dei video che io vi lascerò che noi abbiamo provato a farli uscire. Quindi lui ha cominciato a volare una volta che io ho deciso lo prendo, così comincia a stare un po' nelle mie mani, a conoscere appunto le mie mani, e da lì mi ricordo che quel giorno, per paura delle mani, ha cominciato a volecchiare un pochettino. Adesso lui vola quasi bene, nel senso che ha comunque ogni tanto qualche che va a sbattere oppure che si riprende all'ultimo, ma è normale, man mano imparerà. Ovviamente lo vedete dentro questa gabbia, ma non è una gabbia in realtà, è adattissima ai pappagalli. Noi l'abbiamo presa quando all'epoca avevamo preso Mela e quindi fa comodo comunque se tipo dobbiamo portarli dal veterinario o d'altro. Spero riusciate a vederlo, ma sta mangiucchiando. Quando si sente con i genitori, cinguettano loro, cinguetta lui, quindi si cercano. Però l'abbiamo diviso perché adesso lui veramente si deve abituare a noi perché ha tanta paura di noi, scappa. Adesso lo vedrete tramite i video, insomma, ripeto. Vi lascerò qui qualche video per vedere i progressi che abbiamo fatto, insomma, dagli ultimi video. Ve ne faccio vedere altri di lui, com'è cresciuto, com'è arrivato adesso. E poi ci rivediamo qui e vi dico qualcos'altro. Ciao. 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 Ti senti comunque coccolato, scusami. Suono che fai? E lo sai, ma la tua mamma se te facciamo uscire così ci ammazza. Noi mostriamo un po' con te, ti coccoliamo e poi ti rimettiamo da mamma e papà. Bene, facciamo così le mattine, ok? Ciao. Dove sono mamma e papi? Allora, siamo tornati qui. Voi dovete sapere che quando adesso, negli ultimi periodi, negli ultimi giorni, li facciamo uscire, lui non riesce a uscire da solo, quindi spesso metto la mano all'interno e provo a farlo uscire. Ma ha molta paura della mano, veramente tanta. Tant'è che comincia a fare un suono bruttino e mi pizzica anche. Per questo abbiamo deciso anche di separarlo, perché lui adesso sta magari un pochettino più in casa con noi, sta accanto a noi così si abitua alle nostre voci, al nostro rumore. Mo vi farò vedere che voglio provare a prenderlo, ma niente proprio. Quindi lo prendo, lo faccio uscire, poi lui vola con i genitori, li segue, ma tantissimo, soprattutto la mamma. Ho anche notato che cominciava il papà a pizzicare a lui. Quindi sapevo che poteva capitare una cosa del genere, che uno dei due pizzica al piccolo. E quindi ovviamente per il suo bene l'abbiamo cominciato a separare, anche per questo, oltre che per farlo abituare a noi. Quindi quando lui volava con loro, praticamente era impossibile poi riprenderlo. Anche perché non usciva dalla gabbia da solo e non rientrava, non è ancora arrivato a questo punto, quindi dobbiamo lavorare su di lui e basta, lo faremo separatamente, quindi vedremo un attimo come fare. Ovviamente è uscito verde, cosa che ero abbastanza sicura perché come sarebbe potuto uscire di un altro colore, insomma, con tutti e 2 genitori verdi, sembrava strano. Gli si è quasi arrivato completamente il nero dal naso, quindi sta crescendo, però insomma, ripeto, è molto pauroso e quindi dobbiamo fargli cambiare queste idee. Quindi lavoreremo su questo in questi giorni e io voglio vedere, insomma, se riusciamo ad avere qualche cambiamento o qualche miglioramento. E poi adesso è sorto un grande
un grande quesito fra me e mia madre, cioè se lo terremmo o meno. Non sappiamo se tenerlo oppure no, perché potrebbe essere un problema per lui rimanere nella gabbia con i genitori ed essendo da solo anche. Comunque sono tre, bisogna tenerli separati, quindi due gabbie, diventa ovviamente molto più complicato, anche perché ripeto, io sto cercando casa per andarmene, quindi non potrò seguirli proprio poi direttamente, quindi sarà un lavoro di mia madre comunque è impegnata, cioè non è che sta senza far niente, e quindi vedremo se deciderà anche lei di tenerseli o meno, se troviamo magari qualcuno a cui darlo, che ovviamente se ne prende cura eccetera, magari lo daremo via, insomma. Sta bevendo, bravo Coco. Io devo dire che con loro sono arrivata alla conclusione che mi manca tanto Kiwi, veramente tanto. Ovviamente se mi seguite sapete chi è Kiwi, è stato il mio primo amore per i pappagalli e l'ho cresciuto io, è tutt'altra storia. Infatti stando con loro mi rendo conto che mi manca tanto e che avrei preferito Kiwi e basta, perché così sono diventati veramente tanti, anche perché lui è il mio sesto pappagallo. Non ce li ho tutti e sei in questo momento, se non sapete perché andate a recuperare i video sul canale, perché racconto tutte le loro storie, però è il mio sesto pappagallo praticamente. Che carino che sei, che bravi. Che dici? Non state a farti il sordo. Piano tu. Adesso volevo farvi vedere un attimo come reagisce alla mano e cercare di migliorare appunto questa cosa. La cosa diciamo più brutta tra virgolette è Spenny, per dire, quando è arrivato, ci sono i video anche di quello sul canale di Spenny, che è l'ultimo, è il suo papà. Quando è arrivato anche lui aveva paura della mano, ma non così tanto. Poi abbiamo cominciato a farlo uscire, poi lui veniva da me. Lui invece quando esce non viene da me, cioè se i suoi genitori comunque si appoggiano su di me, lui non ci viene. Quindi dobbiamo lavorare molto sul rapporto umano pappagallo e abbiamo cominciato praticamente da ieri, quindi da pochissimo. Però se io inserisco la mano lui veramente ha tanta tanta paura, e se provo a prenderlo comincia con un suono stridulo e mi pizzica, comincia a pizzicarmi e fa male, ragazzi, non quanto la mamma, perché non pizzica quanto la mamma, ma mi fa male, quindi non va bene. Quindi mo comincerò a farlo uscire magari in bagno, in camere più piccole, perché quindi il salone barra cucina è tutto aperto, quindi è tanto grande, i muri sono alti, si mette sui condizionatori, sulle tende, poi è difficile prenderlo. Invece proverò tipo in bagno, che è più basso, è più piccolo, ci passerò del tempo e vediamo se comincerà poi a fidarsi di me. Vedete già come fa? Ha molta, molta paura. Io sto ferma. Non va bene per niente questo atteggiamento, quindi ci lavoreremo, insomma. Esatto. Vedete quanto è spaventato? Veramente tanto. Devo dire che non mi è mai capitato un pappagallo così. Anche Mela, quando la presi, che lei era adulta e non allevata a mano, aveva comunque meno paura di lui. Non faceva così. Cioè, se metteva la mano scappava solo se provava a prenderlo. Io con la mano dentro lui comincia a far pazzo. Non va bene. E secondo me questo perché ha una forte attaccatura anche per la mamma. E comunque quando era piccolo e stava nel nido, io lo accarezzavo, ma ovviamente una volta aveva messo i piumini, io lo accarezzavo, ma anche lì lui si inguettava così perché c'aveva paura. Quindi dobbiamo cambiare questo atteggiamento per forza, vedremo come andrà. Poi loro si sentono a vicenda, quindi non va bene, perché lui sa che ci sono, deve arrivare al punto che tipo non esistono tra virgolette, che si fida di noi, esce con noi, magari mangia dalla mia mano, insomma dobbiamo abituarci a questa cosa.
vedere un po' come va e poi li farò uscire di nuovo tutti e tre insieme, si rivedranno, sarà sicuramente diverso una volta che lui si fiderà di noi. Quindi per adesso è così, dobbiamo decidere se darlo via o meno. Magari voi se ci siete passati, che siete con tre pappagalli o comunque con i piccoli, solitamente che fate? Li tenete? Ma li tenete divisi dai genitori o insieme? O li date via? Quindi se magari vi è capitata, avete avuto esperienze del genere, vi prego di scrivermelo sotto nei commenti, perché veramente non so che fare, non voglio che sia così, insomma. Però non voglio neanche che viva da solo. Un conto è che abbia paura della mia mano, ma almeno sta con un altro pappagallo e si fanno compagnia a vicenda. Così che ha paura della mano, sta da solo, non riesco manco a interagire con lui, è veramente brutto sia per me che per lui. Quindi niente, questo è quanto, è l'aggiornamento di adesso. Volevo farvelo sapere, io ovviamente arrivo sempre un po' tardi e mi dispiace, ma sono impegnata fra lavoro, cercare le case, un po' di stress ultimamente, però ci provo sempre. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, se l'avete visto, vi prego di lasciare un pollice in su e di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Vi chiedo anche di seguirmi su Instagram e anche lì se volete chiedermi consiglio o darmi voi dei consigli, scrivetemi tranquillamente nei DM perché rispondo. Sul mio profilo personale però avevo quello dedicato agli animali, ma non mi funziona più, infatti sto pensando di eliminarlo, di chiuderlo, è inutile che c'è. Quindi niente, questo è quanto, io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e buona vita, ciao!